Buongiorno a tutti, cominciamo questa presentazione riguardante la disciplina del pubblico impiego e quindi del lavoro pubblico. Tale materia è una branca del diritto del lavoro che appunto si occupa specificamente della parte riguardante della disciplina riguardante il lavoro dei pubblici dipendenti, quindi tutti quei dipendenti che sono che lavorano e che hanno come datore di lavoro appunto lo Stato o gli enti locali o comunque un ente pubblico. Tale pubblico impiego è spesso una delle materie richieste a livello di obbligatoriamente negli ultimi concorsi pubblici ed è disciplinata da numerosi testi normativi. In particolare, il più importante è il decreto legislativo del 30 marzo 2001, numero 165. Tale decreto legislativo costituisce un vero e proprio testo unico in tema di lavoro pubblico e quindi in particolare le dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Quindi abbiamo il decreto legislativo numero 165 del 2001. Il quadro normativo è poi completato dallo Statuto dei lavoratori, che è stato introdotto con la legge del 30 maggio 1970, numero 300, e inoltre, oltre ai testi normativi, vi sono ulteriori fonti, che regolano e che disciplinano il pubblico impiego, costituite dai contratti collettivi nazionali, di lavoro e del comparto funzioni locali. Ed infine, da citare, per quanto riguarda la disciplina del pubblico impiego, è il codice di comportamento dei dipendenti pubblici al quale appunto ogni dipendente pubblico assunto nelle pubbliche amministrazioni dovrà attenersi e che è stato introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 2013. La presentazione che segue cerca di affrontare un tema molto complesso che è appunto questo del pubblico impiego e avremo una prima parte che riguarda il lavoro nelle pubbliche amministrazioni dal punto di vista generale e introduttivo, dopodiché una seconda parte della presentazione sarà dedicata alla dirigenza e al segretario e alla figura del direttore generale. Una terza parte riguarderà il sistema della performance e quindi il controllo dei livelli di performance raggiunti nella pubblica amministrazione. Avremo poi una quarta parte che è dedicata in particolare ai diritti e ai doveri dei dipendenti pubblici. Ed infine un'ultima parte, la quinta, che sarà dedicata alle sanzioni e all'ipotesi in cui il lavoro appunto, pubblico potrà cessare, e quindi ad esempio l'ipotesi di licenziamento. Ed infine faremo un piccolo questionario. Il lavoro e il diritto al lavoro vengono sanciti addirittura nel primo articolo della Costituzione, nel quale viene sancito che l'Italia è una repubblica democratica ed è fondata in particolare sul lavoro. Quindi l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Questo l'articolo poi si completa con il secondo comma che dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questo ovviamente a conferma della forma repubblicana e democratica del nostro Stato. Se si va a leggere la relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione,
Si legge inoltre che tale relazione va a spiegare il riferimento al lavoro. In particolare si dice che il lavoro si pone quale forza propulsiva e dirigente in una società che tende ad essere liberi ed uguali. Quindi il lavoro non è un semplice contratto tra due soggetti, il datore di lavoro e il lavoratore, che ha come scopo solo quello di produrre beni o servizi, ma il lavoro è quella cosa su cui appunto viene fondata la nostra società e il nostro Stato. Si deve pensare che la Repubblica, una volta è stata fondata appunto nel secondo dopoguerra e uscivamo appunto da un secondo conflitto mondiale che ha distrutto gran parte dell'Italia e quindi l'Italia andava anche effettivamente ricostruita fisicamente e dal punto di vista anche della struttura democratica e del diritto e quindi il lavoro era la prima necessità in Italia viene però sancito che tramite la Repubblica Democratica questo lavoro le forme di lavoro possono consentire agli esseri umani di realizzarsi e di tendere alla libertà e all'uguaglianza. E quindi il diritto del lavoro, essendo l'articolo 1 della Costituzione, fa parte dei principi fondamentali della Repubblica Italiana, che sono contenuti appunto nei primi 12 articoli della Costituzione italiana. Essendo al primo articolo, è una delle cose più importanti, secondo appunto i padri costituenti. E quindi questo significa che la Costituzione riconosce al lavoro appunto una delle componenti più importanti dello Stato, sulle quali lo Stato che costituisce appunto le fondazioni, le fondamenta della forma democratica dello Stato. Quindi diciamo, vi è prima il lavoro e su queste fondamenta costituite dal lavoro si può costruire la Repubblica Democratica. E il lavoro è quindi un mezzo, inoltre, come si evince appunto dalla relazione, che consente di far tendere i cittadini e coloro che lavorano ad essere liberi e uguali e a realizzarsi contribuendo appunto al progresso della società. E quindi da qui il fatto che il lavoro non è solo appunto un semplice contratto mirato alla produzione di beni o servizi, ma è qualcosa ha un valore aggiunto, che è quello di consentire il perseguimento di un benessere pubblico e del progresso della società. Appunto nel lavoro, nella disciplina del lavoro, come abbiamo già accennato, esistono essenzialmente due figure molto importanti, che sono il lavoratore ed il datore di lavoro. Ed entrambe queste figure sono titolari di diritti e di doveri. Tali diritti e doveri, appunto, come abbiamo accennato, consentono non solo di trarre vantaggio l'uno dall'altro, ma anche appunto di perseguire un interesse pubblico e del bene comune. Tornando quindi al lavoro pubblico, con riferimento ad esempio al lavoro negli enti pubblici e negli enti locali, ad esempio l'articolo 88 del testo unico enti locali, ovvero il decreto legislativo numero 267 del 2000, rinvia al testo unico sul pubblico impiego, ovvero il 165 del 2001,
per quanto riguarda appunto la disciplina del pubblico impiego appunto nelle pubbliche amministrazioni e negli enti locali. E quindi questo decreto appunto costituisce un testo unico sul pubblico impiego che viene utilizzato appunto nel caso appunto di lavoratori pubblici. Quindi tutti i lavoratori pubblici e i datori di lavoro pubblici sono disciplinati da questo decreto legislativo, a meno di alcune eccezioni che vedremo. Ulteriori prescrizioni sul pubblico impiego vengono contenute inoltre nei contratti del comparto funzioni locali, in particolare appunto per i lavoratori degli enti locali, nonché nei contratti integrativi. Quindi abbiamo da un lato diciamo la disciplina statale e dall'altro la disciplina dei contratti collettivi che in Italia appunto coesistono fra di loro. Per quanto riguarda il rapporto di pubblico impiego, ovvero il lavoro e la dipendenza delle pubbliche amministrazioni, tale evenienza si configura nel momento in cui si ha un lavoratore che fornisce il proprio lavoro e le proprie energie in modo stabile e continuativo, appunto, a favore dello Stato o di un ente pubblico non economico. Ovvero per ente pubblico non economico si intende un ente pubblico che non ha come finalità quella di produrre beni o servizi. Dal punto di vista soggettivo, abbiamo visto che essenzialmente vi sono due soggetti molto importanti, cioè, diciamo, nel pubblico impiego, il dipendente pubblico e il datore di lavoro pubblico. Il dipendente pubblico è una persona fisica che appunto impegna volontariamente ed in cambio di un corrispettivo, ovvero di una retribuzione, ovvero uno stipendio ad esempio, in modo continuativo il lavoro, appunto, il proprio lavoro alle dipendenze di un ente pubblico. E quindi essenzialmente questo il dipendente pubblico è una risorsa umana che contribuisce al funzionamento di un ente pubblico. Abbiamo poi il datore di lavoro pubblico, che è colui che fornisce il lavoro, ovvero ciò che dovrà essere fatto al dipendente pubblico. E essenzialmente è la struttura presso la quale il lavoratore va a svolgere la propria attività, quindi ad esempio può essere un comune, può essere una provincia e così via. E il datore di lavoro inoltre è titolare di una serie di poteri di vigilanza e di poteri disciplinari, quindi il datore di lavoro potrà vigilare su quello che è il lavoro e i risultati per quanto riguarda la prestazione lavorativa forniti dal dipendente pubblico, nonché avrà un potere disciplinare, ovvero qualora ci siano delle condotte non rispettose del contratto di lavoro tra il datore di lavoro e il dipendente, appunto il datore di lavoro potrà, diciamo, richiamare e sanzionare il dipendente pubblico e lo vedremo nel dettaglio nei prossimi video. E inoltre il principale dovere del datore di lavoro è quello di corrispondere una retribuzione al dipendente pubblico in cambio appunto del lavoro che questo presta e infine ha anche il dovere di tutelare il lavoratore secondo quanto previsto nello statuto dei lavoratori e nella disciplina vigente, ad esempio per quanto riguarda i contratti collettivi. In generale, il datore di lavoro, nel caso di nel lavoro pubblico, non è una persona fisica, quindi, come vediamo, ma è un ente.